Ciao ragazze, eccomi tornata dalle vacanze. Come potrete intuire dalla mia abbronzatura, io sono pallidissima e per queste poche settimane all'anno rimango un pochino abbronzata, quindi tra un mese, tipo in autunno, andrò a rivedermi questo video piangendo perché sarò di nuovo pallidissima. Comunque, lasciando perdere la mia abbronzatura, mi sembra di non fare video da un sacco, perché in realtà tutti i video che ho caricato mentre ero in vacanza li ho girati prima di partire. Diciamo che voi non avete percepito la mia assenza perché appunto ho girato e caricato i video prima di partire, poi li ho pubblicati mentre ero in viaggio, e così da non essere assente per troppo tempo. Però io in realtà non giro video da un sacco, a parte il lookbook che ho fatto a Formentera, però diciamo che non era un video classico, un video parlato e niente. Ah sì, parentesi, vi lascio il link qui in una scheda del lookbook che ho girato a Formentera con degli outfit semplici e perfetti per l'estate. È un video che mi piace moltissimo e sono molto molto soddisfatta di come sia uscito, quindi vi consiglio di andare a guardarlo. Ora, chiusa questa parentesi, iniziamo col video vero e proprio. Allora, volevo fare questo video riguardante i capelli in generale, i prodotti che utilizzo per la cura dei capelli, e il momento migliore per farlo mi è sembrato, diciamo, il post vacanze, perché diciamo che con le vacanze i capelli tendono a rovinarsi, perché con il sale del mare, il sole, l'acqua della piscina, eccetera, diciamo che i capelli possono rimanere danneggiati. Quindi voglio consigliarvi un po' i prodotti che utilizzo io per far sì che i miei capelli rimangano sani anche d'estate. Come potete vedere, sono tornata alle vacanze, i miei capelli sono direi in ottima forma, nel senso che mi è capitato magari di non curarli molto durante le vacanze, quindi una volta tornata era un disastro, un sacco di doppi punti. Invece quest'anno sono stata più attenta e sono molto soddisfatta del risultato, anche perché ora li vorrei far crescere. Quindi ho un sacco di prodotti da consigliarvi, ho deciso di dividerli più o meno in 10 categorie per farvi un po' una top 10 dei miei prodotti preferiti, e quindi iniziamo subito. Iniziamo con gli shampoo. Ne ho due da consigliarvi, che diciamo che svolgono due funzioni diverse. Io ho dei capelli un po' particolari, allora sono molto molto fini, con la cute grassa e le punte secche, quindi sono un po' difficili da trattare. Io cerco di usare i prodotti un po' mirati per le varie esigenze dei miei capelli, quindi adoro alternare gli shampoo. Il primo è della Lavera, è lo shampoo rinfrescante per capelli grassi alla melissa biologica e alla menta. A me piace utilizzare prodotti bio quando li trovo, quando riesco, quando ne trovo alcuni che mi piacciono. Non utilizzo esclusivamente quelli perché mi piace provare diversi prodotti, però comunque cerco di stare attenta ad evitare i parabeni, tutte le varie sostanze dannose per i capelli. Comunque questo è uno dei prodotti bio che mi piacciono di più, è appunto questo shampoo molto rinfrescante, molto sgrassante, che mi piace utilizzare in quei giorni in cui proprio sento che i capelli ne hanno bisogno, ho bisogno un po' di una detox della cute. Utilizzo questo per appunto andare a pulire a fondo la mia cute. È molto economico, mi piace. Il secondo shampoo è uno shampoo da supermercato, diciamo, però comunque si salva perché è senza siliconi e senza parabeni. È uno shampoo della Fructis che ha un po' rigenerato, ha rivoluzionato la sua linea e mi sta piacendo molto, vedete anche altri prodotti. Questo è lo shampoo fortificante per capelli puliti e brillanti e direi che fa proprio quello che dice di fare sulla confezione. Lascia i capelli molto puliti, però essendo leggero non è troppo aggressivo, li lascia comunque morbidi e brillanti, mi piace molto. E questa è la seconda bottiglia, l'ho ricomprato perché mi è piaciuto un sacco e ve lo consiglio. Poi della Fructis trovate molti shampoo, diciamo, che rispondono un po' a varie esigenze, quindi potete trovare quello più adatto a voi, però questo mi sta piacendo molto. Sono finalmente riuscita a trovare un balsamo che non sia come acqua per i miei capelli, sempre della linea Fructis. Questo è l'Oil Repair 3, balsamo fortificante con tre oli: oliva, avocado e karité, per capelli secchi, nutrizione, morbidezza e brillantezza senza parabeni. Allora, è un balsamo ottimo, è quasi una maschera, nel senso che ha una consistenza molto densa, molto cremosa, e è ottimo, io veramente lo adoro, mi piace veramente tantissimo. Se lo trovate prendetelo, nutre molto bene i capelli, li lascia morbidi, lucenti, mi piace veramente tanto. Io con i balsami ho un po' un rapporto strano perché di solito non fanno molto per i miei capelli, perché appunto essendo così fini tendono anche ad annodarsi molto facilmente, quindi i balsami più leggeri non mi fanno niente. Questo qua invece è molto ricco, molto nutrito,
nutriente, ve lo consiglio assolutamente. Proprio per il fatto che di solito il balsamo non basta per i miei capelli, per nutrire a fondo i miei capelli, io utilizzo spesso delle maschere, le utilizzo quasi ogni volta che lavo i capelli come balsamo, nel senso che le lascio magari non mezz'ora, le lascio 5-10 minuti mentre mi lavo il resto del corpo e poi le risciacquo e riesco a idratare bene i miei capelli. Un consiglio che vi do in generale, nel caso abbiate i capelli molto molto secchi, è di utilizzare al posto del balsamo una maschera. La maschera sarà sempre molto più nutriente e più ricca per i vostri capelli, quindi vi do questo piccolo consiglio. Quest'inverno ho scoperto le maschere di questa marca che si chiama Omia Erboristica. Le ho trovate da Tigotà, sono molto economiche e sono bio. Io al momento ne ho queste due che sono entrambe terminate, una all'aloe vera e l'altra all'olio di semi di lino. Comunque le fanno anche col burro di karité e ci sono anche altri ingredienti, dovrò andare a prenderne una nuova. E sono appunto bio e niente, mi piacciono molto, idratano molto bene i capelli, le lascio appunto per 5-10 minuti. La mia preferita è decisamente quella all'aloe, anche perché ha l'aloe come secondo ingrediente, quindi direi che questa è una garanzia e mi piacciono molto, lasciano i capelli lucidi, brillanti, facili da pettinare, e entrambe mi sono piaciute, costano comunque abbastanza poco, quindi ve le consiglio molto. Un prodotto di cui io non potrei assolutamente fare a meno è l'olio straordinario di Elviv. Questo in particolare è quello per capelli colorati, ma ci sono diciamo varie linee, e contiene 6 oli di fiori preziosi più un filtro UV. E io adoro questo olio per capelli, è veramente ottimo, è diverso dai tipici oli per capelli magari un po' da supermercato e costano di meno, costa un pochino di più, penso che costi sui 10 euro, però vi assicuro che è ottimo e tra l'altro dura tantissimo, io ce l'ho già da un anno ed è solo a metà, ne vale veramente la pena. Io lo adoro, lo uso sempre dopo la doccia su tutti i capelli, principalmente diciamo da qui sulle punte, non lo uso sulla cute perché andrebbe a ingrassare troppo, mi aiuta tantissimo a pettinare i capelli e li idrata molto bene, mi lascia lucidi, mi piace veramente tantissimo questo prodotto e quando non ce l'ho i miei capelli sono diversi, cioè se mi capita di non usarlo noto subito che i miei capelli sono più spenti, più secchi, quindi ve lo consiglio, è davvero un ottimo olio per capelli, mi piace veramente tantissimo. Ora passiamo allo styling. Una cosa che io adoro fare specialmente in estate è lasciare ovviamente asciugare i capelli all'aria e in particolare farmi una treccia o due trecce, così la sera, così poi la mattina ho i capelli mossi, belli, mi piace tantissimo l'effetto dei capelli mossi con le trecce. E un prodotto che utilizzo per far sì che i miei capelli non siano crespi è questo prodotto di Adorn, che è il Ricci senza capricci, è una crema che si mette sui capelli senza risciacquo, sui capelli bagnati, e fa sì che diciamo il mosso dure di più e che non sia crespo, quindi li lascia, li idrata comunque. E mi piace veramente molto, la uso appunto quando utilizzo questa tecnica delle trecce, quindi molto spesso, e è una tecnica molto comoda se non la conoscete, semplicemente voi vi lavate i capelli, mettete tutti i vostri prodotti per lo styling, fate o una treccia o due, dipende un po' da come volete il mosso, e poi la mattina dopo le sciogliete, avete questo bellissimo mosso molto naturale, sembra quasi diciamo onde da spiaggia e io lo adoro, in effetti mi piace moltissimo. E quindi sì, questo prodotto mi aiuta molto in quel caso a non avere l'effetto crespo, mi piace molto. Anche questo l'ho preso da Tigotà e costa molto poco, ottimo. Sapete che io utilizzo principalmente prodotti low cost, però ci tengo a citare questi prodotti, questo trist di prodotti, perché mi ha un po' rivoluzionato i capelli. Allora, i prodotti in questione sono tre: uno shampoo, delle capsule e una lozione. Allora, questo brand ha come scopo quello di andare a rinforzare, diciamo in maniera molto efficace, i capelli e il cuoio capelluto. C'è appunto questo trist di prodotti, potete anche acquistarli diciamo singolarmente. Vi lascerò sicuramente nell'info box i link al sito per quanto riguarda questi prodotti, così potete andare un po' a leggere varie informazioni più precise. Allora partiamo dallo shampoo. Questo è uno shampoo a base di zafferano e mentolo. Io lo adoro, è un ottimo ottimo shampoo, si sente tantissimo il mentolo, infatti è molto fresco e è uno di quegli shampoo che non fa la schiuma,
quindi all'inizio dovete un po' abituarvi, però comunque lava molto bene i capelli. E quello che mi piace è il fatto che sgrassa molto la cute, ma non secca le punte. Quindi è veramente ottimo per il mio tipo di capelli, è fantastico, mi piace veramente tanto. Costa un po' di più, costa mi sembra sui 12 euro, però secondo me li vale tutti perché comunque dura molto, perché ne dovete usare molto poco, è molto concentrato e rinforza i capelli, mi piace veramente tanto come li pulisce, mi piace molto, soprattutto in combinazione con la lozione di cui poi vi parlerò, mi piace veramente tanto. Il mio prodotto preferito della linea è la lozione, questa è una lozione che si applica la sera sui capelli asciutti e non so, all'inizio fa un po' strano, però comunque poi vi abituate e io applico due dosi del contagocce e poi lo massaggio per circa 5 minuti. Ha un profumo molto mentolato, quindi è molto rinfrescante e la mattina dopo vi svegliate i vostri capelli sono puliti, cioè non c'è minimo residuo di questo prodotto. La cosa che adoro è che mi permette di lavare i capelli un giorno dopo, nel senso che io ho sempre combattuto questa lotta con i miei capelli perché ho sempre dovuto lavarli un giorno sì e un giorno no perché si sporcano molto facilmente e con questo prodotto sono rimasta scioccata perché i miei capelli rimangono puliti per un giorno in più, quindi posso lavarli 2 giorni, ogni 2 giorni diciamo, e per me è veramente una vittoria perché ho sempre avuto un po' questa fissa dei capelli, non volevo lavarli tutti i giorni, però comunque erano un po' sporchi, così. Quindi, questo prodotto è stato rivoluzionario per quanto mi riguarda, soprattutto per quando vado all'università, ormai li sto usando da parecchi mesi, ho voluto provarli bene e anche lì per quanto vado all'università, magari non ho tempo così doverli lavare un giorno su un giorno era un po' impegnativo, con questo riesco a tenerli puliti per più giorni, mi piace veramente tanto. Quello che mi ha convinto poi di meno sono le capsule, io in particolare non vado molto d'accordo con le capsule, non so perché. Penso sia, non lo so, una mia fissa personale, però utilizzandole in combinazione agli altri due prodotti, sì, ho notato una differenza nei miei capelli, ma non so se sia dovuta in particolare alle capsule. Poi, diciamo che a volte mi dimentico di prenderle, non sono molto costante, così come con i prodotti, quindi sicuramente hanno contribuito al miglioramento dei miei capelli, però non so se sia un prodotto che ricomprerei, mentre sia lo shampoo che la lozione mi sono piaciuti veramente, veramente tanto, soprattutto la lozione, ottima. Quindi sì, vi lascerò sicuramente tutti i link così potete andare un po' a leggere varie informazioni riguardo a questi prodotti. Ora vi parlo di un prodotto che è esclusivamente estivo. Io ho imparato l'importanza di utilizzare un prodotto protettivo per i capelli in spiaggia e al mare. Questo è uno spray protettivo della Pantene, spray solare protettivo UV, che è proprio, diciamo, specifico per, come se fosse una protezione solare per i capelli. Lo spruzzo quando sono in spiaggia, in piscina, sui capelli bagnati e anche sulla cute, perché comunque continuando a bagnare i capelli si secca un pochino anche la cute, quindi lo applico su tutte le lunghezze, anche sulla cute, e mi piace veramente tanto. È sia idratante che protettivo e ho proprio notato che la sera, quando facevo la doccia, i miei capelli non erano secchi rispetto diciamo al giorno prima, quindi mi ha aiutato veramente tantissimo questo prodotto, mi è piaciuto moltissimo e mi raccomando, proteggete i vostri capelli al mare perché è veramente importante. Questa è la mia piastra preferita del momento, è della marca Irresistible Me, che è un brand americano che appunto spedisce dall'America. Mi aveva contattata vari mesi fa dicendomi appunto chiedendomi se volessi provare questa piastra e ero molto curiosa l'idea di provarla, quindi ho accettato e la sto provando da un po' di mesi e diciamo che mi sono fatta un po' un'opinione. È un'ottima piastra, devo dire che mi piace veramente molto. L'unico problema che ho avuto è che aveva la spina americana, quindi mio papà ha dovuto cambiarmela con quella europea, non so come abbia fatto, quindi vabbè, è un'ottima piastra, devo dire che non penso sia a livello delle GHD, pur essendo abbastanza costosa, devo dire, e vabbè, le GHD sono proprio su un altro livello, io non ne ho mai avuta una perché secondo me è una spesa assurda, però diciamo mi è capitato di provarle e sono ottime. Comunque, è una piastra molto buona, una piastra a livello medio-alto, devo dire. Mi piange il cuore, però devo dire che non penso valga la spesa, sia delle spedizioni
che in generale della piastra, quando su Amazon si trovano le piastre della Remington magari a 30-40 euro, anche di meno, e sono validissime. Quindi è un'ottima piastra, mi piace moltissimo, però non ve la consiglierei. Diciamo più di una piastra che potete trovare facilmente anche in Italia. La uso sia per lisciare i capelli che per fare i capelli mossi, quindi fare delle onde morbide, dei boccoli morbidi. Mi piace veramente, veramente molto. Non danneggia i capelli, lascia belli lucidi, scorre bene, mi piace veramente tanto. Però appunto come dicevo prima, diciamo che ci sono altre alternative a noi in Italia, in particolare più accessibili. Quindi ottima piastra, non so se ve la consiglierei più di una piastra appunto normale che si può trovare su Amazon. Però è un'ottima piastra. È essenziale per me utilizzare una lacca, avendo i capelli così fini, tendono a perdere subito la piega, quindi i boccoli mi durano tipo 2 minuti, quindi devo usare una lacca, anche se non è un prodotto che adoro utilizzare, ne ho trovata una che mi piace molto, e anche questa della Fructis, non so, sono un po' fissata, è la lacca Extra Shine Tenuta e Brillantezza Extra Forte 04. Allora, la cosa che mi piace di più è che non va a seccare i capelli, a dare quell'effetto tipo laccato, non lo so, penso che avete capito, quell'effetto in cui un po' secco, un po' plasticoso i capelli, fissa le onde, i boccoli, senza andare a dare quell'effetto brutto, penso che abbiate capito, e in più dona molta brillantezza, quindi mi piace veramente tanto questa lacca, anche questa l'ho trovata da Tigotà, costa poco, è ottima, mi piace come tiene, e sì. L'ultimo prodotto di cui voglio parlarvi è una spazzola. Mi sono appassionata alle spazzole in legno. Mi piace molto come la delicatezza delle setole, sono molto delicate sui capelli. E questa in particolare l'avevo presa sul sito New Chic, però se ne trovano moltissime anche su Amazon o comunque anche nei negozi, nelle varie profumerie. Le setole sono molto delicate, appunto, mi piacciono molto rispetto alle setole in plastica. E questa la sto utilizzando anche sui capelli bagnati e non va a tirarmeli, a strapparmeli, quindi ottima. Vi consiglio le spazzole in legno. Questi sono tutti i miei prodotti preferiti per quanto riguarda la cura dei capelli. L'ultima cosa che voglio aggiungere riguarda un po' il mio colore. Allora, il mio colore naturale è quello che vedete alla radice, quindi un castano molto molto scuro. Questa primavera volevo, diciamo, schiarirli un po' per l'estate. Sono stata da una parrucchiera chiedendo il balayage e mi ha fatto un disastro, mi ha fatto tipo delle strisce, cioè tipo delle mesh bionde, ma era una cosa inguardabile, cioè mi vergognavo e subito la mattina dopo sono andata a comprare una tinta un po' più scura rispetto a quelle mesh e un po' più chiara del mio colore, quindi un castano medio per andare a coprirle perché era veramente una cosa inguardabile. Quindi mia mamma mi ha aiutata. E abbiamo fatto questo lavoro insieme. Allora, praticamente con questa tinta un po' più chiara nei miei capelli sono andati a coprire tutte le mesh che lei mi aveva fatto e quindi mi è risultato questo balayage naturalissimo che mi è piaciuto veramente tantissimo. Infatti, piace un sacco il colore dei miei capelli al momento. Adesso sono anche un po' schiariti, però mi piace veramente tantissimo e non so come farò a riottenere questo effetto perché diciamo che è stato un po' il risultato di un errore, quindi al momento sono molto contenta del colore dei miei capelli, però non so come riottenerlo. Comunque direi che come definizione il mio è un balayage. Quindi sì, una sorta di colpi di sole, però un po' più sfumati, una cosa un po' naturale, mi piacciono molto. Quindi niente, mi sembra aver parlato per 2 ore, anzi ho parlato per 2 ore, ho parlato tantissimo, spero di essere stata chiara, e di esservi stata utile, vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!